Sono felice di poter annunciare che abbiamo messo sotto contratto Pierpaolo Marini, che giocava a Treviglio e che aveva rinnovato il contratto con Treviglio per il prossimo anno. Trattativa lampo, durata una sera. Ci siamo messi d'accordo praticamente subito con il giocatore. È stato un po' più difficile convincere la società a cederlo, però pagando un buyout ci siamo assicurati le prestazioni del giocatore, che l'anno scorso è stato nel suo ruolo il migliore della due. Abbiamo concluso in maniera positiva l'acquisto di un ragazzo che ha giocato qui a Trapani, Rei, che tutti conoscete, Pullazzi, e stiamo portando avanti una trattativa, io personalmente, estenuante con Cinciarini. Domani ho un importante passaggio con lui direttamente. Sono abbastanza fiducioso che la cosa si risolva positivamente e che porteremo anche Cinciarini a Trapani. Non sarà l'ultimo colpo, stiamo trattando un ragazzo che secondo me nel suo ruolo è tra i migliori in circolazione, che è Uglietti, che ha giocato a Napoli l'ultimo anno. Uglietti. E quindi è chiaro che se riuscissimo a centrare tutti questi obiettivi e riuscissi a prendere, cosa che è trattativa di 20 minuti fa, da Cantù Baldirossi, avrei completato la squadra nel miglior modo possibile. Ho fatto un'offerta a Cantù importantissima. Abbiamo fatto un'offerta a Cantù importantissima. Cantù ha vacillato e quindi è chiaro che da un muro che c'era stato riferito siamo arrivati a una porta aperta. Io credo che entro domani il giocatore sarà nostro. Sono un uomo molto ottimista, lo sapete, ma ho deciso di provare a fare l'impossibile, ossia di creare un quintetto di giocatori straordinari e di dare al mister l'opportunità di avere 5 riserve, che tra cui alcuni hanno giocato titolari qui l'anno scorso e altri hanno fatto i titolari nelle squadre dove giocavano, tra l'altro uno in A1, quindi in Serie A. Quindi sarebbe una squadra straordinaria, costosissima, ma io penso che la affiderei nelle mani di un ragazzo che considero, al di là delle qualità tecniche su cui non posso esprimere perché non sono un esperto eccezionale di basket, quindi mi affido molto a quello che mi è stato detto dai miei collaboratori. È un uomo di cui mi fido molto. Abbiamo costruito insieme questi nomi. Lui all'inizio era un po' titubante, mi ha detto: presidente, ma non verranno mai. E invece adesso si sta cominciando finalmente a convincere. Era molto fiducioso sul fatto che con questi nomi si possa fare veramente un campionato straordinario. È chiaro che io, concludendo questa campagna acquisti, spero di farlo non più oltre di martedì, perché non mi piace molto andare avanti con questo tipo di trattative, perché sono trattative che non ha senso portarle e protrarle troppo a lungo per gli importi di cui si parla, perché bisogna avere subito l'alternativa pronta dello stesso livello e non è facile. Sappiamo benissimo, voi siete esperti più di me di basket, che i giocatori americani vengono comprati dopo aver sistemato tutta la situazione italiana, e quindi noi non possiamo limitare la campagna acquisti e comprare i giocatori americani solo in una fase seconda. Io voglio chiudere la squadra il prima possibile in modo da sapere quali sono i 10 giocatori che metteremo a disposizione dell'allenatore per vincere il campionato.